Da un lato ci sono le fortissime spagnole padrone di casa, nonché campionesse in patria dell'Atletico Navalcarnero, dall'altro le agguerrite australiane del Melbourne Evolution, poi c'è la squadra di giovani e agguerrite leonesse. È il Bitonto Calcio a 5 femminili al secondo anno di Serie A. Maria Giovanna Tempesta e compagni rappresenteranno la città e la Puglia intera da oggi fino a domenica al Memorial Aranda, prestigiosissimo triangolare internazionale. Giunto alla 30ª edizione. E proprio per presentare al meglio questa occasione, la compagine Neroverde, il comune di Bitonto e il main sponsor Marvel hanno pensato a una partnership per la promozione del marchio Bitonto, che partirà da adesso e durerà per tutta la stagione. Promozione del territorio che partirà già dalle maglie che le leonesse indosseranno nel triangolare, dove spiccherà uno dei fiori all'occhiello dell'arte cittadina, la cattedrale. È una grande emozione per la città di Bitonto, essere scelti tra la squadra italiana giocando con l'Australia e con la Spagna. Per noi Bitonto è una grande emozione. Noi abbiamo fatto l'anno scorso un grande campionato e ormai siamo praticamente una realtà del calcio 5 femminile. Abbiamo accettato con grande entusiasmo questo invito al triangolare a Madrid, dove per la prima volta la squadra di calcio 5 femminile oltrepassa i propri confini. Questo è stato un evento grazie, voglio dire, al contributo sia del comune che della Marvel stessa per far sì che questa trasferta venga, diciamo, realizzata. Entusiasta anche il sindaco che durante la conferenza stampa di presentazione ha ricevuto la maglia con il numero 1. Indubbiamente è un evento prestigioso, è una nota di merito a questa associazione, a questa società che sta facendo progressi mesi dopo mesi, anni dopo anni, e quindi un mio ringraziamento particolare alla famiglia Intini che presiede, che ha la presidenza della società, ma soprattutto ai privati, tanti privati, in primis a Pino Cariello che ha deciso di investire su questa squadra e a tutti gli altri sponsor. Il comune ovviamente farà indubbiamente la sua parte. Da un lato il triangolare che vedrà impegnata la squadra bitontina domani sera contro il Melbourne e domenica contro le padrone di casa spagnole, ma anche tanti progetti per questo nuovo campionato alle porte. Tranquilli, andiamo lì a giocarcela con tutti, col Falconara, col Pescara, col Tiki Taka. Anche loro hanno fatto una bella squadra, ci sono delle belle squadre, e stare nelle prime quattro. Quest'anno abbiamo costruito una squadra, diciamo, ancora più attrezzata, perché l'anno scorso eravamo una matricola e quindi dopo un anno, diciamo, di esperienza, quest'anno ci sentiamo ancora più pronti. È normale che ce la giochiamo, non siamo sicuramente i favoriti perché ci sono delle squadre storiche in Serie A, tipo il Falconara, il Pescara e la Lazio, però sicuramente faremo parte di questo gruppetto per giocarci il campionato fino alla fine. Sapete benissimo che il campionato non si decide come nei classici campionati a 11 all'ultima giornata, ma poi ci sono i playoff da fare e quindi sicuramente siamo molto ma molto fiduciosi.